La tempistica dei lavori non ultimati, l'altezza dell'argine provvisorio, sono questi gli elementi su cui si basa l'esposto presentato in procura a Bologna dal Movimento 5 Stelle, che chiede di fare luce su eventuali responsabilità per l'esondazione del Reno a Boschetto di Castelmaggiore, proprio nel punto interessato dai lavori. Crediamo che sia intanto inconcepibile che si continui a far finta di nulla e che si voglia derubricare questo evento a mera calamità naturale. Non è così. Qui si parla di un argine rotto rispetto a un intervento che non è mai stato concluso in 3 anni e che era stato definito urgente dallo stesso presidente Bonaccini in qualità di commissario contro il dissesto idrogeologico. L'argine provvisorio che è crollato non aveva la stessa altezza, da immagini che siamo riusciti a reperire, in alcuni punti non aveva la stessa altezza dell'argine esistente, dell'argine maestro, ed è lì proprio che il fiume ha esondato, quindi bisogna che qualcuno ovviamente faccia delle indagini e poi dal nostro punto di vista andava garantita l'incolumità pubblica. Non è un caso che l'esondazione sia avvenuta proprio in quel tratto di fiume, perché c'era un cantiere in essere e un argine che era provvisorio. La cosa che mi pare particolarmente strana è che ancora oggi nessuno abbia aperto un fascicolo, quando in casi simili, penso per esempio a Lentigione, in 4 giorni la procura si è attivata in autonomia. A Castelmaggiore si è costituito un comitato di cittadini con i quali siamo in contatto, dice Piccinini, che invece ritiene particolarmente gravi le dichiarazioni delle prime cittadine di Argelato e Castelmaggiore, Musice e Gottardi. Che addirittura chiedono al Movimento 5 Stelle di non disturbare la magistratura e si accontentano di una relazione della regione, che è l'ente che doveva assicurare che quei lavori fossero completati in tempi utili. Non mi spiego perché le sindache a questo punto sperino invece che si insabbiano.